iniziamo il cammino quaresimale di questo 2024 e il salmo di riferimento nella prima domenica di Quaresima è il Salmo 25, in cui ascolteremo il ritornello. Le vie del Signore sono verità e grazia. È un salmo che parte dalla oscurità. Colui che prega invoca il Signore in momenti di grande angoscia, di grande difficoltà. Con questa certezza, la misericordia, la verità, la grazia lo circondano. All'inizio della Quaresima siamo chiamati a prendere una decisione importante. Gli aspetti oscuri dell'esistenza, la paura, la rabbia, l'angoscia, fino al lutto e alla morte, sono o non sono l'ultima parola? Così inizia la Quaresima. Per l'autore biblico non sono l'ultima parola. È una scelta dalla quale poi deriva un'esperienza. E allora vi leggo una poesia famosa di San Giovanni della Croce che penso col tono poetico ci aiuti più di ogni altra cosa a farci coraggio per assumere nella nostra vita anche momenti di vuoto. È famosa. Dice così: per poter gustare il tutto, non cercare il gusto in nulla. Per poter conoscere il tutto, non voler sapere nulla. Per poter possedere il tutto, non voler possedere nulla. Per poter essere tutto, non voler essere nulla. Per raggiungere ciò che ora non godi, devi passare per dove non godi. Per arrivare a ciò che non sai, devi passare per dove non sai. Per arrivare al possesso di ciò che non hai, devi passare per dove non hai. Per giungere a ciò che non sei, devi passare per dove non sei. Se ti fissi su qualcosa, tralasci di slanciarti verso il tutto. Se vuoi raggiungere per davvero tutto, devi rinnegarti totalmente in tutto. E qualora giungessi ad avere il tutto, devi possederlo senza volere nulla. In questa nudità lo spirito trova il suo riposo, perché non bramando nulla, nulla lo affatica nell'ascesa verso l'alto, nulla lo sospinge verso il basso, perché è nel centro della sua umiltà. 9 mesi di carcere ingiusto per Giovanni della Croce per entrare in questa dimensione liberante. E questo è lo spirito della Quaresima: accettare di entrare anche nel nulla. Cosa succede se rinuncio a tutti i miei giudizi? Cosa succede se rinuncio ai miei pregiudizi, ai miei pensieri, alle mie pretese, alle mie immagini, ai miei ricordi, alle mie valutazioni, ai miei progetti? Qualcuno può dire: questa è la morte. Giovanni della Croce ci dice: qui inizia la vita, la leggerezza vera. Buon cammino di Quaresima a tutti. Verità.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.